Tranciata. Tranciata. Questa è la sgrossatura della carne magra che prima abbiamo visto tagliare. Ad, oltre ad essere tagliata viene ridotta così. Sgrossata. E questo adesso? Questo è già l'impasto, l'unione della parte magra con i cubetti di lardo. Ecco, si vede infatti, insomma. Cioè l'impasto che forma la mortadella. Esatto. Ci sono anche delle spezie insieme. Sì, pepe. Degli aromi, insomma. Degli aromi. Pepe, sale e altre cose. E adesso finalmente, ecco, viene insaccata. Una pompa spinge la pasta dentro il sacchetto di cellofane. Questa sarebbe la mortadella di Bologna? Esatto, sì. Però vedo che la forma della mortadella di Bologna è ovale, è un po' diversa da questa. Quella forma ovale sono insaccati invece in vescica. In vescica, cioè in budello... In budello naturale. Di animale. Invece questo è in cellofane. Questo è in cellofane. E il gusto com'è il gusto? Non proprio uguale. Quella insaccata in budello di vescica ha un gusto migliore. Viene conservato di più il gusto. Queste sono le salsicce o salamelle. Anche luganeghine. Luganeghine, le luganeghine. Ma le luganeghine sarebbero più lunghe, forse, no? Questo è il tipo romano. Scusi, com'è lei, dottor? Piacere, Zoni. Zoni, allora questo cos'è? È il reparto... Il reparto prosciutti. Il reparto prosciutti. Senti, io sotto ho visto questo inferno di salami, eccetera. Questa è una lavorazione un po' diversa. Questa invece è la lavorazione dei prosciutti per crudo. Del prosciutto crudo, crudo. Il cosiddetto prosciutto... Di Parma. Prosciutto di Parma o prosciutto di San Daniele, insomma quel tipo lì. E questa è una lavorazione direi più gentile in questo senso, perché è più genuina, perché non è una carne che non è tagliata né insaccata né manovrata. Il prosciutto, se Dio vuole, è prosciutto, è perché è un pezzo intero, quindi c'è niente da fare. Passi signorina, passi. E là cosa fanno là? Là invece stanno disossando i prosciutti per cotto. Ah, prosciutti cotti? Sì. Ah, ho capito. E i prosciutti crudi sarebbero... Sono questi. Sarebbero questi? Sì. Allora, mi dica qualche cosa del prosciutto crudo. Prosciutto crudo, questa è la lavatura. Sì, questa me l'abbiamo detto. Sì. Ma che cosa succede dopo la lavatura? Dopo la lavatura vengono portati in essiccatoi speciali dove vengono asciugati. E quindi... E quanto tempo devono stare lì? Stanno 3, 4, 5 giorni a seconda di come si vede il prosciutto, poi se è asciugato o no. Poi vengono portati nelle stagionature. E di quanto tempo stanno nella stagionatura? Stanno 8, 9, 10 e 12 mesi anche. 12 mesi. A seconda della grossezza del prosciutto e della stagione. E dopo la stagionatura è finito? Dopo la stagionatura è finita. Naturalmente durante questa stagionatura vengono sempre lavorati in modo da arrotondarli e portarle via quelle parti che vengono a essere sporgenti. Sono come rifilate. Rifilate. Cioè, però questa è una lavatura lunga, delicata, lunghissima. Ma abbastanza semplice. Non tanto. Ma perché non è semplice? Mi spieghi. Perché si ha a che fare con un pezzo di carne sola. Sì. E quindi non si può manovrare. Bisogna, è una cosa che avviene naturalmente. Quindi semplice, se è naturale, semplice. Naturale. Non può essere naturale e semplice, in quanto non si sa cosa avviene all'interno del prosciutto. Cioè, ma per voi è semplice quello che per me è complicato. Esatto. Per me è complicato, per voi è semplice. Perché quello che avviene naturalmente, secondo me, è semplice. Sì, sarà complicato dalla natura, ma è una scomplicazione dalla quale noi non possiamo entrare. Ma noi non invece sappiamo che cosa macchine infernali che ho visto sotto, altre cose che per me quelli sono possiamo complicati. Manovrare. Quelli invece per voi sono semplici. Vabbè, adesso parliamo del prosciutto cotto che deve essere un po' più... Più semplice, per me invece è più complicato, già capito. Andiamo a vedere. Allora, questi sarebbe la lavorazione dei prosciutti cotti. Per cotti, prosciutti cotti. Ora mi dica che cosa ci fanno? Qui le disossano. Li disossano? Sì, tolgono via l'osso. Mentre al prosciutto crudo l'osso ci resta. L'osso ci resta. Qual è la ragione che al prosciutto crudo lasciano l'osso e al prosciutto cotto invece è un po' è un po' la ragione per cui anche i frutti si lasciano attaccati all'albero. Si mantiene di più. In quanto il crudo. In quanto il crudo non... Posso fumare? Prego. Non è che affumico i prosciutti? Anzi, si affumicano. Allora,
Ecco, dica, mi dica. Dunque, il prosciutto per crudo si lascia attaccato all'osso? Sì. Perché non è una carne che, non essendo stata cotta, non si mantiene facilmente. E allora, lasciandolo intatto, si favorisce il vaso. Perfetto. E questo qui? Invece il prosciutto per cotto, essendo cotto, è fermata la fermentazione e quindi il mantenimento è facile. E quindi si può togliere l'osso e favorire il taglio. Il taglio al salumiere. Procediamo. Qui vengono, come dicevamo, disossati, poi passano a quel tavolo là dove vengono cuciti. Ah, ho capito. Cuciti. Vengono cuciti perché prima, quando sono stati disossati, sono stati praticati dei tagli, quindi per riportare assieme le due parti. Poi, dopo cuciti, cosa succede? Dalla cucitura vengono passati alla stampatura. Alla stampatura, questi qui sono degli stampi? Questi servono poi per la cottura. Possiamo vederne uno? Sì. Questo è già cucito, no? Già cucito, vengono stampati. Piccati dentro, perché serve, ci vuole lo stampo? In modo da assumere una forma che sia poi presentabile alla spettatrice e sia... Messi quindi dentro... vengono pressati. Ecco, poi vediamo un po'. E dopo questo? Vengono passati ai forni di cottura. Possiamo vedere ai forni di cottura? Sì. Ma questa è della carta che si mette dentro lo stampo? Serve per non... Perché la carta... È quella carta che c'è intorno al prosciutto che si trova qualche volta? Ma non è quella... Viene tolto completamente. È quella che si trova invece in commercio, che si vede sempre quella carta? È la carta di impallo. Ah, quella è una. No, e così siamo arrivati alla fase finale. Questo è il forno. Quindi se mi attacco al tuo braccio qui con tutto questo grasso, ho le suole di gomma e qui si scivola. Scusi, eh? Allora, questo sarebbe il forno? Questo è il forno di cottura. Ok. E restano qui dentro quanto tempo? Circa 8 ore. 8 ore. In genere viene dato un'ora al chilo di peso. Un'ora al chilo di peso? Sì. E se un prosciutto è 8 kg, 8 ore, se 9 kg, 9 ore. Senta, e dopo questo è finito? Dopo questo è finito, vengono tolti dagli stampi, incartati e alla vendita. Ah, subito? Subito. Non c'è bisogno di stagionatura? No, niente. Il giorno successivo alla cottura possono già al negozio, possono già essere affettati. Allora possiamo far seguitare avanti il carrello. Grazie. Spettatori, qui siamo, come vedete, lungo una strada maestra, una grande strada nel centro della Lombardia. Il Po che noi seguiamo nel suo corso